Stefan, il mister pochi minuti fa ha detto che sei il giocatore ideale per il suo 4-3-3. Volevo chiederti quanta voglia hai di diventare un titolarissimo di questa Roma. Ma sicuramente tanta, ma come l'ho sempre avuta, mi sono reputato sempre un giocatore all'altezza di essere negli 11, per cui sono contento di queste parole. Oggi mi sono trovato molto bene e è un modulo che mi avvantaggia, ho detto, per quanto riguarda anche i tempi di inserimento, l'attacco alla profondità, i tagli in mezzo, per cui sono contento. E Sharawi a sinistra, Perotti a destra dall'inizio, è una coppia che può funzionare? Sì, assolutamente. Diego è un giocatore di grande qualità, che può giocare ovunque, ma anch'io mi sono trovato molto bene a destra, sono riuscito a trovare i movimenti giusti con Alessandro, con Daniele, con Raggia. Ho fatto molti attacchi alla profondità, per cui è stata una gara sicuramente molto positiva. Ti trovi molto bene con Edin Dzeko, che adesso si sente meno solo. Quanto può essere legato a lui il tuo destino nell'AS Roma? Ma sicuramente Edin è un giocatore straordinario, importantissimo per noi, che l'anno scorso ha fatto dei numeri pazzeschi e quest'anno è partito bene, per cui contiamo molto su di lui. Stefano, date le ultime prestazioni, quanto pensi che manchi la titolarità fissa alla Dzeko? E soprattutto se puoi lanciare un guanto di sfida di insegna nazionale a questo punto? Ma io, come ho sempre detto, non mi metto a paragone di nessuno e penso solo a mettermi a disposizione dell'allenatore quando vengo chiamato in causa. Sono contento della fiducia che mi sta dando il mister e cerco di ripagargliela tutte le domeniche o sabato quando giochiamo. Grazie ragazzi. Grazie.